67 precari della scuola nella provincia di Arezzo da oggi a ruolo. Giovani Sì al via il bando per i tirocini attivati da ordini e associazioni professionali. Continua la visita pastorale nell'Alta Val Tiberina, Fontana, teniamo aperte le nostre chiese. Spazio alle premiazioni al Polifonico 2014, due cori di Monte San Savino tra i vincitori. Buonasera a tutti voi, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione su TSD. Partiamo dalla pagina di cronaca. Un uomo di 43 anni, residente a Castelfranco di Sopra, è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi. Intorno alle 13.40, nei pressi della località Il Palagio, nel comune di Pian di Scò, è caduto con il parapendio all'interno del cortile di un'abitazione privata, subendo così un grave politrauma ortopedico. 167 precari della scuola nella provincia di Arezzo da oggi diventano di ruolo. Vediamo il servizio. Sono 2.000 le nuove immissioni a ruolo di docenti delle scuole di vario ordine e grado in Toscana. Nella provincia di Arezzo sono 142 nuovi docenti assunti a tempo indeterminato, cui si devono sommare 25 membri del personale ATA. Nonostante la buona notizia, sono ancora 5.000 i precari nel mondo della scuola nella nostra regione, di cui un decimo nella sola provincia di Arezzo. Tra di loro molti sono i cosiddetti precari storici, quell'esercito di 154.000 persone in tutta Italia iscritta alle graduatorie da anni e in attesa che gli venga assegnata una cattedra. Se da una parte le certezze per i docenti non sono ancora molte in attesa dei provvedimenti del governo che dovrebbe portare a 100.000 assunzioni, anche il futuro di alcuni istituti aretini appare incerto. Quello più nebuloso è quello del liceo classico di Arezzo, che dopo 24 anni ha un nuovo preside. Alla sua guida c'è adesso il professor Maurizio Gatteschi, già dirigente scolastico del liceo socio-psicopedagogico. È lui che si trova a guidare la scuola in questa fase nella quale molti vorrebbero lo spacchettamento di classico e musicale per un passaggio di questo al liceo coreutico. Una decisione che porterebbe tra le altre cose gli iscritti del classico inferiore a quota 600, soglia sotto la quale la legge non prevede la necessità di un dirigente scolastico. Anche la voce dei pensionati del lavoro autonomo aretini si aggiunge al coro di coloro che disapprovano l'atto unilaterale di Nuove Acque relativamente al deposito cauzionale inserito nelle ultime bollette. Un ennesimo quanto inopportuno balzello imposto da parte di una partecipata comunale su un bene primario la cui tariffa ha già il triste primato di essere la più cara d'Europa è davvero non solo illegittimo ma anche poco opportuno e del tutto irriguardoso verso chi sta attraversando situazioni di forte disagio. Così appunto il coordinamento CUPLA, che rappresenta oltre 20.000 aderenti appartenenti a tutte le categorie del lavoro autonomo. Il ricorrente e pernicioso sistema di far cassa sulle spalle del cittadino per ripianare amministrazioni poco accorte o per far fare profitto a taluni è un sistema non più sostenibile. Fra qualche giorno si terrà un'assemblea fra tutti i sindaci dell'ex ATO 4 e l'autorità idrica toscana. Vogliamo sperare che, concludono dal CUPLA, da tale confronto si individuino forme e modi per dare soluzione al problema che è e resta illegittimo. Giovani Sì al via il bando per i tirocini attivati da ordini e associazioni professionali. Commercialisti, periti agrari, geometri, periti industriali, avvocati, assistenti sociali, medici, biologi, ingegneri, architetti e geologi. Sono solo alcune delle 39 professioni i cui ordini o associazioni hanno aderito all'accordo con la Regione Toscana sulla legge 3 del 2012, che ha reso obbligatoria la retribuzione dei tirocini non curricolari. Da oggi possono essere presentate le domande per l'erogazione del contributo regionale per i tirocini, obbligatori e non, attivati dalle professioni
professioni regolate da un ordine, da un collegio o associazione professionale. Il bando, che rientra nell'ambito delle attività del progetto Giovani Sì, nella sezione Praticanti Retribuiti, è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana del 13 agosto. La Regione fa la sua parte, spiega l'assessore al lavoro Gianfranco Simoncini, mettendo a disposizione un contributo pari a 300 euro mensili a studi professionali o enti che attivano tirocini per almeno 500 euro mensili lordi a favore di giovani fino a 32 anni non compiuti. Il contributo è invece di 500 euro mensili per i soggetti disabili e svantaggiati. Grazie al nuovo bando, anche le domande che erano rimaste ferme a causa della sospensione del precedente avviso potranno essere ripresentate e ammesse nei termini previsti dal nuovo. Dal 1 febbraio 2013, quando è stata attivata con l'avvio del primo bando, fino al momento dello stop nel maggio scorso, questa misura ha permesso l'avvio di 539 pratiche per altrettanti giovani tirocinanti. Le modalità di richiesta del contributo sono scaricabili dal sito www.giovanisi.it nella sezione Praticanti Retribuiti. E spostiamoci in Casentino. Arriva la fusione per Astrid Energy Enterprises SPA e Borri SPA. Il nome della neonata società sarà proprio Borri SPA, che si appresta a diventare leader internazionale nel settore fotovoltaico e commerciale. Le due realtà, che danno vita a un nuovo colosso, esportavano già il 90% della loro produzione, ma hanno optato per la fusione proprio per una strategia di mercato che sappia essere competitiva nel mercato mondiale. La nuova struttura avrà risvolti importanti per l'economia casentinese. Si tratta di 200 dipendenti e di ulteriori 100 persone facenti parte dell'indotto, e già annovera clienti quali il CERN di Ginevra, Agip, Enel, Terna, Petrofac, Kirin India, China Petroleum, FS e RFI. E continua la visita pastorale nell'Alta Val Tiberina. Fontana, teniamo aperte le nostre chiese. Vediamo. Siete l'anima di questa terra. Grazie alla vostra comunità, qui si pratica ancora il culto della carità nonostante le tante difficoltà. Continua la visita dell'arcivescovo Riccardo Fontana nella comunità di Sestino. Il pastore ha incontrato all'interno della pieve di San Pancrazio gli animatori della liturgia e le compagnie laicali. Riapriamo le chiese del nostro territorio, è stato l'appello lanciato dall'arcivescovo. Prendo l'impegno a visitare tutte le nostre antiche pievi. Sono un tesoro straordinario che abbiamo il dovere di preservare. Un momento particolarmente importante, quello della visita pastorale per la comunità di Sestino. Intanto perché abbiamo avuto il nostro vescovo, il nostro vicario, ma abbiamo avuto la sensazione di essere una comunità cristiana, perché accanto a noi nella pieve di San Pancrazio c'erano molte persone, e persone venute anche da lontano, da Badiete d'Alda, da Pieve Santo Stefano, da Caprese Michelangelo. In fondo è un sentirsi chiesa insieme, e questo per noi che siamo un paese lontano, il più lontano della diocesi, ma anche il più difficile da raggiungere, è una cosa forse nuova e certamente da rimeditare. L'Istat mette nero su bianco le abitudini matrimoniali degli aretini. L'andamento più diffuso è quello di sposarsi mediamente non prima dei 40 anni, salvo poi ripensarci 10 anni più tardi e optare per il divorzio, che riguarda circa il 10% dei cinquantenni. Complice la disoccupazione e l'impossibilità di mantenere un nucleo familiare, infatti, l'Istituto di Statistica ha registrato 3.917 single contro 1.217 sposati nella fascia 25-29 anni. Tra i 30 e i 35 anni i single rimangono in vantaggio, 3.165 contro 2.578, mentre nella decade che va dai 35 ai 39 anni gli sposati aumentano fino a raggiungere quota 4.260, laddove i single si attestano sui 2.593. Dati preoccupanti che attestano la formazione di famiglie quando già l'orologio biologico è avanti con le lancette. Ed ora spazio alle premiazioni del Polifonico 2014, due cori di Monte San Savino tra i vincitori. Vediamo i dettagli. Il Polifonico 2014 continua e da ieri sera sono cominciate le premiazioni.
Pony, che hanno visto trionfare nella categoria cori a voci miste il coro femminile EOS di Roma. Un buonissimo risultato è stato raggiunto anche dai cori nostrani, in particolare quelli che arrivano da Monte San Savino. Sempre nella sezione cori misti, infatti, l'insieme corale Lux Armonica si è aggiudicato il secondo premio, ma anche nella competizione per voci bianche, vinta dal coro Carminis Cantores che arriva da Puegnago del Garda, il coro savinese Piccole Note si è piazzato terzo, tra la commozione di tutti i presenti che hanno apprezzato l'eccellenza dell'esecuzione canora dei più piccoli. Il polifonico è di Arezzo, è di tutti coloro che vi partecipano e comunque è evidente che se a partecipare è anche un coro, diciamo, locale e ottiene dei risultati, l'orgoglio penso che sia assolutamente giustificato. Direi che intanto la risposta del pubblico è stata ottima e ottima. Abbiamo sempre la Basilica di San Domenico piena e il livello di quest'anno è veramente alto, quindi siamo estremamente soddisfatti noi della direzione artistica, il presidente, tutta la fondazione è molto contenta di questo risultato. Intanto Piazza San Domenico è pronta ad accogliere gli appuntamenti di questa sera e sabato per le esibizioni all'aperto dei cori provenienti da Estonia, Slovenia, Spagna, Ungheria e Ucraina e la sezione della manifestazione dedicata al Guidoneum Festival. In totale sono 700 i coristi che giungeranno ad Arezzo, i loro rappresentanti incontreranno la Fondazione Guido d'Arezzo e le autorità comunali sabato mattina alle 12:30 nella sala del Consiglio Comunale. Vi ricordiamo ancora la possibilità di seguire la messa conclusiva del 62esimo concorso polifonico internazionale che vedrà la partecipazione di tutti i cori in gara domenica 31 agosto a partire dalle 11 in diretta su TSD. Gianfrancesco Chiericoni, lo storico araldo della giostra del Saracino, non potrà partecipare alla manifestazione del prossimo 7 settembre per motivi di salute. Lo sostituirà il figlio Francesco, che ormai da 15 anni è la riserva e voce ufficiale delle prove generali. A impedire a Chiericoni, araldo dal 1976, di entrare in piazza sono i postumi di un'operazione chirurgica di qualche settimana fa. Il figlio Francesco, 40 anni, sarà l'araldo di questa edizione già a partire dagli eventi della settimana giostresca. Continuiamo a parlare di giostra, Arezzo e Siena nelle pagine dello stesso volume per ricostruire la storia della concorrenza tra le due città per ciò che rappresenta il fiore all'occhiello delle rispettive tradizioni popolari e folcloristiche, la giostra del Saracino e il palio dell'Assunta. L'idea è nata dalla mente e dalla penna di due autori aretini, Vittorio Beoni e Giorgio Ciofini, amanti della sfida al re delle Indie. La nostra città è il palio dell'Assunto. Questo è il titolo del libro che nell'intestazione riporta un gioco di parole e non un errore di stampa, realizzato grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale aretina. Il volume verrà presentato martedì 2 settembre alle 17:30 nella sala giostra del Saracino in Piazza della Libertà ad Arezzo. Ed anche quest'anno il liceo scientifico e linguistico Francesco Redi di Arezzo conferma l'iniziativa di compravendita di libri scolastici usati dopo il successo riscosso negli anni passati. Un progetto a sostegno del diritto allo studio e interamente gestito dagli studenti che saranno disponibili nei giorni 1 e 2 settembre dalle 9 alle 13 nei locali del liceo per permettere lo scambio dei libri di testo. E con questo è tutto, vi ringrazio per la vostra attenzione, adesso la linea va alle previsioni meteo, buon proseguimento di serata e grazie per aver scelto TSD.